ragazze, ciao ragazzi e bentornati sul canale. Vi avevo promesso questo video, ve l'avevo anticipato nello scorso, l'ho dovuto riregistrare, quindi, perché nel frattempo avevo finito un altro profumo, ho detto dai, no, lo devo inserire, non posso fare una clip a parte, facciamo le cose fatte bene. Quindi oggi vi beccate il secondo video della serie Progetto Smaltimento Profumi mio. Il primo video risale ad aprile 2020, quando eravamo in pieno lockdown, e io in pieno lockdown, col fatto che non uscivamo, ho deciso di finire tutti quei profumi che avevo ormai, ho preso quelli in considerazione, quelli dalla metà in giù, quelli insomma che stavano finendo. Io ho tantissimi profumi, ne avevo ancora di più, adesso veramente ho fatto una bella selezione, sono orgogliosissima di averlo fatto, sono proprio felice, ogni volta che finisco un profumo, per alcuni mi dispiace, per altri no, sono veramente felice. Anche perché ho potuto comprare poi, ho iniziato a dicembre dell'anno scorso, quindi per tanti mesi non ho acquistato più profumi. Profumi, mi sono riappassionata un po' a questo mondo, mi sentivo anche più leggera e non in colpa per non riuscire a mettere tutti i profumi che avevo, e quindi questa cosa di alleggerirmi di cose che stavano finendo mi fa stare psicologicamente bene. E ho finito 6 profumi dall'ultima volta, ne ho finiti 6, alcuni proprio presi, iniziati e finiti, tipo l'ultimo che vi lascerò alla fine perché è un nuovo acquisto che doveva andare nel video che vedrete dopo di questo, dei profumi nuovi, ma in realtà finisce in questo perché è finito in un mese. E quindi niente, vi lascio in alto a destra il primo video, poi comunque giù nell'info box vi metto la playlist con tutti i video che ho fatto in questi anni sui profumi, potete andarveli a risentire, a rivedere. Cercherò di andare veloce su quelli di cui vi ho già parlato, proprio per non fare un video lunghissimo e soprattutto per non ripetermi, per me e per chi invece li ha visti tutti, che diciamo ancora un'altra volta questo profumo, abbiamo capito. E quindi partirei subito con un brand artigianale italiano, un brand di nicchia, un marchio totalmente italiano che si chiama Mansfield. Io qui ho Sortilège. Sortilège è un profumo che mi accompagna da anni, è uno dei parfum, il formato di vendita sono tutti 100 ml e dovrebbero esserci 6 o 7 fragranze della di questa marca, però magari nel frattempo negli anni me ne sono persa qualcuno, comunque ero rimasta 6-7. Sortilège hanno tutti dei nomi bellissimi, il viaggio di questa, di questo, il concetto di questo marchio è magico, andate a cercarvelo su Google, googlatelo se siete incuriosite, perché è veramente una realtà che secondo me merita molto. Purtroppo è poco distribuita sul territorio, quindi non ci sono tantissimi rivenditori e quindi è anche difficile trovarli ed annusarli. Io mi ero innamorata appena ho sentito questo brand di questo profumo Sortilège, un po' per il nome, no? Sortilège, questa, e un po' anche per la scia che lasciava, questa scia un po' misteriosa, magica. È un profumo sicuramente fra quelli che ho usato negli anni meno in linea con i miei gusti, meno in linea però accattivante, è un profumo che comunque quando indossavo dicevo come faccio ad indossare questo profumo che non è totalmente nelle mie corde, però lo portavo con piacere. È secondo me un profumo più adatto ad un pubblico maschile che femminile, anche perché fra le note di testa abbiamo il vetiver, che è tipicamente un ingrediente dei profumi maschili. Però vi dicevo, mi piaceva. È un profumo secco, lo definirei proprio un profumo legnoso secco, anche se fa parte della famiglia degli orientali floreali legnosi. Vi leggo le note che lo caratterizzano. Allora abbiamo vetiver, cipresso, limone, orchidea, cashmerano e muschio bianco. Quindi abbiamo, me ne sono scritte queste note perché sennò non me le ricorderei mai tutte, abbiamo come vedete delle note maschili e questo sentore, sente poco ma lo sento, proprio di secco, di qualcosa di verde secco, un profumo che ha un'ottima persistenza e quindi l'ho finito, però questo non lo ricomprerei perché secondo me è portato una volta nel mio arsenale di profumi, basta e avanza. Voi sapete che io sono un amante dei profumi dolci, anche se a volte spazio
E soprattutto vi stupirò nel video dei nuovi profumi, perché c'è un profumo che assolutamente non è in linea con me, ogni tanto capita. Ecco, però capita una volta, due, basta. Andiamo avanti. Questo l'ho finito poco fa, negli ultimi, poco fa, qualche settimana fa, un paio di settimane fa se non sbaglio, ed è un profumo anche questo che da anni mi sentite consigliarvi, perché è un profumo che mi piace tantissimo, ed è un profumo invece che trovate distribuito nelle catene commerciali, quindi nella profumeria commerciale classica. Il marchio è Zadig & Voltaire, e questo è il primo nato della Maison. Si chiama This Is Air. Boccetta bianca, profumo particolarissimo e anche difficile secondo me trovare qualcosa che gli assomigli, perché abbiamo la particolarità di avere tra le note di cuore la castagna, che è un ingrediente raro nella profumeria. È per questo che secondo me questo profumo divide un po', o vi piace tantissimo o non lo potete sentire, anche perché ha una scia e una persistenza una volta indossato eterna, dura veramente tantissimo, è uno dei profumi più duraturi che io abbia mai usato, e chi lo ama anche per questo. Facciamo parte, io faccio parte del team magari con qualcuno di voi del il profumo lo metto e voglio che si senta, se non voglio che si senta il profumo non lo metto, e lui si sente, però devo ammettere che non a tutti piace. Quindi, dato che è facile da trovare in giro, se vi incuriosisce, non l'avete mai sentito, non conoscete nessuno che lo porta, potete andare così per curiosità ad annusarlo. E, formato da 50 ml, io prendo sempre il piccolino. Quando c'è la possibilità di prendere il formato piccolo di un profumo, acquisto sempre il piccolo per una questione di praticità, se magari voglio mettermelo in borsa quando si viaggiava, insomma viaggiavo quindi me lo portavo dietro. Se invece non c'è la possibilità, devo prendere, soprattutto nella nicchia, nei profumi artigianali, il grande, cioè l'unico formato che fanno, prendo quello. Non conviene, perché a rapporto quantità prezzo più grande è il profumo e meno lo pagate ad ml, quindi comunque conviene sempre più grande, però insomma ognuno poi fa le proprie scelte. Un altro profumo di cui vi ho parlato all'infinito. Vi ho parlato all'infinito, so che molte di voi anche lo hanno acquistato e lo amano, è Juliette Sagan Notte à Parfum. La versione classica, perché poi è uscita la versione, non mi ricordo se si chiama l'overdose o overdose, Notte à Parfum, comunque, vabbè, quello. Adesso non vado a cercare per poi tagliare il video, prendetelo come viene. È un profumo, un cavallo di battaglia per me. Nel mio appunto parterre di profumi è un cavallo di battaglia. Io lo uso da anni, lo ricompro sempre nel formato piccolo, perché lo uso sia da solo che abbinato ad altre fragranze per enfatizzare altre fragranze. Perché questo è un profumo che si basa su una nota di sintesi. E quando i profumi si basano su una nota di sintesi, io ci sono, li acquisto perché ho una passione per i profumi molecolari e poi appunto perché mi piacciono molto, me li sento molto miei, e questo è un profumo che io sento molto mio. Andrò ad annusarlo quando avrò l'occasione, la nuova versione, però forse, da quello che ho capito, che ho letto, sentito in giro, forse rimarrò fedele a questo, che sicuramente riacquisterò, come riacquisterò in un futuro prossimo, ma non dopodomani, tra un po' anche This Is Air, che mi piace sempre molto. L'ho finito in estate perché l'ho abbinato ad un profumo che per me è stata una cosa strana, questo profumo. È stato un amore un po' particolare. E quindi io tutto è stato abbinato, ho usato o Juliette Sagan da solo, o abbinato a questo profumo che utilizzavo anche a volte da solo. Sto parlando di una fragranza di Jo Malone. Questa è una colonia intensa, perché le colonie intense hanno la bottiglia nera, trasparente comunque, quindi riuscite a vedere il livello del profumo, mentre le colonie classiche, vi cito uno di quelli che ho usato per anni, Pomme Granate Noir, hanno la bottiglia trasparente. Dark Amber e Ginger Lily. Profumo dal nome secondo me poco azzeccato, io l'avrei chiamato in un altro modo, o perlomeno se io sento dire Dark Amber e Ginger Lily mi aspetto un tipo di profumo che in realtà secondo me nel mio immaginario di
parole trasformate in odore non è questo. Comunque compro questo profumo in negozio, lo provo, vado per provare un profumo. Il profumo che provo non mi piace, mi fanno sentire questo, dico sì, mi piace. Non era sempre in linea con le mie corde, un po' per il discorso di Sortilège di Mansfield, però dico ok, lo compro. Lo compro in inverno. Non scatta l'amore a casa, no, perché io comunque in inverno amo fragranze più calde, più avvolgenti, gourmand, più dolci, voglio profumare di cibo, di torte, quindi dico, mi sa che questo profumo mi piaceva, perché comunque quando lo indossavo mi piaceva, però non era la mia scelta quotidiana, dico, ma mi sa che ho fatto male. Arriva la primavera, inizio ad indossarlo. Arriva l'estate e mi innamoro di questo profumo, ma talmente tanto, già mi piaceva, perché comunque mi piaceva come profumo, però non riuscivo a portarlo tanto, non so spiegarmi, preferivo sempre altre cose. D'estate però era un profumo perfetto, che non è un profumo tipicamente estivo, nell'immaginario nostro di un profumo estivo abbiamo un profumo esperitato, un profumo agrumato, un profumo fresco, un floreale, un chiaré, qualcosa del genere. In realtà no, qua abbiamo tutto un altro mondo che adesso vi leggo. Allora, abbiamo come come note, in testa abbiamo zenzero, cardamomo e pepe rosa. Pepe rosa è una nota che mi piace spesso, quindi ricorre e ci sta. Orchidea, gelsomino e rosa nel cuore. E infine abbiamo un fondo di sandalo, ambra nera, cuoio e incenso chiara, che vi avevo già spiegato che tipo di incenso è, comunque lo ritrovate, adesso vado veloce, vi dicevo. Quindi è un profumo legnoso, pepato, frizzantino, ma comunque è un profumo particolare. Poi, perché l'hanno chiamato dal camber e gingerlini, non si sa, perché io forse sbaglio io ad associare l'ambra a qualcosa di più morbido, e qui non c'è morbidezza, anzi un profumo deciso, ecco, non avvolgente, un profumo deciso. Comunque era il profumo giusto nel mese sbagliato, nel mese invernale, invece doveva essere il profumo giusto in estate. Lo ricomprerei? No, 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 no. Ricomprerei altre 100.000 volte Pomegranate Noir, ma questo no. Felice di averlo usato, perché comunque mi ha accompagnato per tutta l'estate, ho un bel ricordo del profumo, però no. Passiamo a un profumo che so che vi piace, e piace molto anche a me, ed è piaciuto molto anche a me. Sto parlando di Velvet Teddy di MAC. Nome del mio rossetto preferito, profumo dietro al quale c'è una storia misteriosa, perché non si capisce se lo fanno ancora, non lo fanno più, in negozio non si trovava, mi avevano detto che non lo facevano, poi qualcuno tipo mi ha detto no, guarda che lo fanno ancora, puntualmente ogni volta che lo mettono in offerta su qualche sito mi arriva qualche direct vostro che mi segnalate, guarda l'hanno messo scontato Fede se ti interessa. Velvet Teddy di MAC. MAC aveva fatto questa linea di profumi ispirati, no, non ispirati, con il nome del rossetto. Io avevo Velvet Teddy, che tra l'altro è uno dei miei rossetti preferiti, e My Hero in quello viola, che tra l'altro sto finendo, quindi tra un po' nel prossimo video dei profumi finiti lo vedrete. Profumo buonissimo. Baro, perché ho ancora due spruzzate, ma questo lo tengo conservato, perché fa parte dei profumi che voglio tenere per i momenti nostalgici. Non è un video senza che Margot abbai. Forse tra i profumi, allora, intanto altissima persistenza, dura tantissimo, un profumo in linea con i miei gusti, perché comunque è avvolgente, morbido e dolce al punto giusto, persistente, sapete che, come vi dicevo all'inizio, io amo profumi persistenti, e uno dei profumi che mi chiedevano spesso quando lo indossavo, che profumo porti? Punto di domanda. Ed era Velvet Teddy. Vi leggo le note. Sì. Allora, fiore di tabacco, zenzero e bergamotto in testa. Ci sta. Miele, mimosa, orchidea, vaniglia. Fava tonka, muschio e papiro. Miele? Io lo sento tantissimo, io sento tantissimo la nota di miele, a me i profumi mielati, smielati, no, col miele, piacciono
tantissimo, quindi un profumo che non si è capito, io ancora ad oggi non ho capito se lo faranno ancora o non lo faranno più, so che è scontato su qualche sito di qualche profumeria, comunque nel dubbio io questi 2 giorni di utilizzo me li sono conservati e lo tengo per le giornate di nostalgia. Lo ricomprerei? Sì, questo sì. E dulcis in fundo, nel senso che è anche un profumo dolce, vi ho lasciato la chicca, la scoperta del 2000, comprato a dicembre 2020, quindi 3 mesi fa, due mesi fa, finito a gennaio del 2021, esattamente un mese. Io non so come ho fatto, so che è un formato da 30 ml, ma non si spiega, perché certi formati, non finisco tutti i formati da 30 ml in un mese. Mi rendo conto, mi sono resa conto nel momento in cui sono andata per vaporizzarlo ed era finito, che io da questo profumo sono stata assolutamente ossessionata, ed è una cosa che non mi succedeva da molto tempo. Sto parlando di un profumo molecolare, di un brand che non avevo mai sentito, mai provato. Adesso vi spiego anche dove l'ho trovato. E si tratta, ho conservato anche la scatola perché è bellissima, di Crystallize Sugar di Corp Volatile. Allora succede questo, vi racconto questa storia. Succede che io scopro questa profumeria online, artigianale, si chiamano Maison de Parfum Bologna. Ve lo racconto come se lo raccontassi a una mia amica, perché secondo me hanno un mondo dietro bellissimo. Le scopro su Instagram, loro fanno questi video IGTV dove vi raccontano i profumi, ma ve lo raccontano in un modo che voi rimanete ipnotizzate e vi accorgete che vi piacciono dei profumi che non avreste mai detto. Quindi vado sul loro sito e compro un profumo. La cosa particolare, perché ve lo consiglio come se lo stessi dicendo alla mia amica, perché è una delle, se non l'unica, almeno profumeria di nicchia artigianale, profumeria artistica che conosco io online, che dà la possibilità di acquistare il campione. Il campione, quindi di profumo, è una cosa utopica al giorno d'oggi, sia nel commerciale ma soprattutto nella profumeria artistica. È difficile che abbiano quello che volete voi quel giorno in cui lo chiedete, è praticamente difficile. Invece qui vi danno la possibilità, loro li riempiono loro di acquistarlo, c'è più o meno tutto, non so se c'è tutto, ma credo che il 99% dei brand che vendono di profumi li riescano anche a trasformare in campione. Quindi ottimo consiglio, perché provare un profumo di nicchia è un acquisto un po' più impegnativo, perché ha un costo diverso, ma poi perché sono comunque delle piramidi particolari. Non è detto che quello che vediamo scritto magari tra le note, gli ingredienti su carta, poi nel pratico e nell'indossarlo quotidianamente ci possa piacere. Quindi questa cosa loro mi ha conquistata. Vabbè, incappo, me la faccio breve perché stiamo passando troppi minuti, non è assolutamente una cosa sponsorizzata, loro non sanno neanche che esisto e va benissimo così, perché sono diventata una loro fedelissima cliente. E incappo nel video in cui viene presentato Corp Volatile come brand. All'epoca, quando l'ho comprato a dicembre, la possibilità di avere il campione non c'era, però io quando ho sentito la descrizione di questo profumo ho detto: questo profumo mi piace. E per quello che vi dico, ascoltatevi gli IGTV, perché quello che vi dice è vero. Cioè, usa una professionalità, una bravura quella ragazza, la proprietaria, è un modo incantevole, ma poi soprattutto professionalità. Io sapete che quando c'è da elogiare qualcuno che lavora bene, al giorno d'oggi, dove tutti fanno tutto come viene, quando c'è una realtà che lavora bene, giovane, italiana, assolutamente va apprezzata. Comunque, compro Crystallize Sugar, che è un profumo 100% di sintesi. Dietro c'è scritta, proprio, io l'ho tirato fuori dalla scatola e si sente ancora, ma è completamente finito. Ci sono le 2 note che lo caratterizzano, e questo io ve lo descrivo semplicemente, poi vi leggo le note che mi sono segnato, ve lo descrivo semplicemente così: l'odore dello zucchero filato ai banchetti, lo zucchero filato vero,
Cioè, quel profumo, quella zuccherosità, ho l'acquolina in bocca. Quel profumo che voi sentite ai banchetti quando andate, che ci sono, passate vicino a quello dello zucchero filato, quel profumo in una bottiglia. Allora, vi leggo un po' qual è la nota di sintesi presente in Crystallized Sugar. È l'etile maltolo, che è praticamente il composto organico del profumo di zucchero caramellato, che viene utilizzato anche per ricreare le note di pralina. Altissima persistenza, teniamo sempre conto che però, per, io lo dico sempre, per i profumi molecolari è un mondo bellissimo ma a doppio taglio, cioè o siete tra quelli che lo sentono tantissimo o siete fra quelli purtroppo che non lo sentono. Però Crystallized Sugar si sentiva, ma anche se io a un certo punto della giornata non lo sentivo più, comunque chi avevo intorno mi diceva sai proprio di zucchero filato, e lo sentivo anche nei giorni dopo sulle giacche, su un cappotto, l'avevo vaporizzato su un cappotto e ogni volta che passavo vicino alla cappottiera sentivo questa scia di zucchero filato. Quindi finito, droga praticamente sotto forma di profumo, buono. Lo ricomprerei? Sì, ma vi dico di sentirlo, dal momento in cui c'è la possibilità di acquistare il campione, adesso... Adesso prima magari a usatelo, perché non tutte sono matte come me che amano questi profumi dolci, zuccherosi e vogliono essere cibo sotto forma di corpo umano. Bene ragazzi, allora questi erano tutti i miei profumi, vi aspetto al prossimo video che vi caricherò, vi giuro che è quello dei profumi nuovi, e magari ve ne riparlo di zucchero filato qua. Oddio, adesso ce l'ho proprio nel naso. E niente, spero di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo, comunque di avervi parlato di profumi e di avervi rinfrescato un po' l'idea. Vi mando un bacio, ciao!